Ma sì, ma basta con il countdown, basta, basta, va bene così. Anche perché tra l'altro stavo facendo pure ritardo, perché mi sono un attimo distratta e stavo preparando il video qua per stasera. Allora fatemi vedere, ma quante finestre ho aperte? Ma basta, chiudi tutto e vieni via. Allora, Dragons, come state? Quanti traumi tiriamo in ballo stasera? Buonasera, grazie Damiano per l'abbonamento, grazie mille, aspetta che tolgo tutto qua. Buonasera, vediamo un po'. Niente invisibilità. Niente invisibilità. Ci siamo. Oh, sì. Oh, è anche giusta la webcam, che dite? Sono stanco ed è solo lunedì, devo entrare nel mood ancora. Aspetta, che cerco di alzarmi un attimo. Oh. Forse così. Eh sì, dai, un pochino meglio. Sposto di qua. Perché è sempre un casino ogni volta perché ho spostato più in centro la reflex. Così non sembro tutta strana quando faccio i video. Come state? Come state, Pedraghetti? Come state? Jenny, Wellmanner, Foxcary, Mauro, Fa Minore, Edel, Mokai, Andrea, Quinn, Damiano, Zeta, Lorenzo. Poi chi c'è? Orsetto, Francesco, Chris, volevo chiedere i fazzoletti perché. Buonasera, zio Nano. Stasera. Serata un po' così. Buonasera, Miv. Che succede? In stato di evaporazione. Sai che ho il ventilatore acceso. Quindi, ho finito ora di vedere il tuo video, fai un po' tu. Allora mi dispiace, fa minore, io vi posso solamente dare i fazzoletti. Posso fare niente. Grazie Stay, grazie mille per l'abbonamento. Grazie anche Atlas Collector. Buonasera a tutti. Buonasera Frittella. Buonasera. No, Chiara, io lo sapevo che avevo ragione su Aegon e Aemond. Ma infatti io. Allora, io non vi potevo fare spoiler, non vi potevo dire niente. Tenete conto che non è colpa mia, ovviamente. Per fortuna, d'ora in poi non so più nulla, quindi tornerò a vedere gli episodi esattamente come voi, cioè senza sapere nulla. E mi va benissimo così, anzi, vi dico la verità, perché così non mi devo tenere cose, perché poi io mi dimentico, poi dico, faccio casino, insomma, lasciamo perdere. Ecco. Per cui è meglio così. Stasera serata un po' salata per colpa delle lacrime piante. Quindi, buonasera Aredel, buonasera Milla. Domanda, ma quando Melis va ad attaccare Aemond, quando butta Vagar a terra, Aemond pare non stesse andando in sua direzione ad attaccarla. È come se Aemond volesse andare a finire Aegon, è possibile? No, io invece l'ho interpretata in un altro modo. Aegon ormai è volato giù, e amen. E io ho interpretato che Vagar e Aemond cercano di andare verso dove c'è il castello, di andarci intorno, di nascondersi lì dietro e poi fare bubu sette finale, cosa che poi effettivamente è successo. Ho visto solo quella scena, voglio piangere. Io direi che stasera ci facciamo una bella live di rinforzo, tutti insieme appassionatamente. Prendete qualcosa che sia un comfort food o una bevanda comfy, o sia una tazza con una coda di sirena, ma dentro c'è una cedrata, vabbè. E stasera dobbiamo starcene belli tranquilli perché la puntata è stata veramente tosta. Io l'ho rivista per la quarta volta. Mi sono messa a piangere per la quarta volta, cioè non c'è niente da fare, non ce la faccio. Stasera diciamo cose brutte su chi fa combattere i draghi, esatto. Esattamente. Ho ancora un nodo alla gola, sono ripetitivo, almeno faccio capire di non essermi ripreso. No, ma raga, voi potete assolutamente essere a pezzi, ma anch'io, non pensate che. Cioè, va benissimo piangere anche per queste cose qua, perché comunque fanno capire che siamo sensibili, perché magari associamo certe cose che vediamo, anche se sono finte, ad altre che magari sono vere. Ho visto tra i commenti che c'è anche qualcun altro che ha vissuto quello che ho vissuto io. Io non ho detto chiaramente che cosa mi ha ricordato la scena di Melis, ma qualcun altro ha capito perfettamente. E ognuno ha la sua sensibilità ed è giusto rispettarla. Esatto. Esatto. Ora vediamo cosa faranno di Aegon. Cosa ne faranno di Aegon? Beh, io ho dato una sbirciata già al prossimo trailer, ma tanto adesso ce lo guardiamo insieme, quindi. Comunque era da metà della prima stagione che non sentivamo così tante battute in Valiriano, vero? Vero, 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 vero.
Pensiamo ad Alice Rivers, pensiamo ad Alice Rivers che è meglio, eh. Puntata stupenda, pianto tantissimo, raga, io ho dovuto tagliare un sacco di pianti miei perché a un certo punto cominciò a singhiozzare nella video reaction, non mi sembrava il caso di mettervi la sottoscritta che singhiozza, anche perché come video reaction, dopo un po', un conto è se ci sono dei colpi di scena particolari, ma farvi vedere la sottoscritta che si guarda la puntata, cioè è meglio guardarsi la puntata, no? Quindi vi faccio vedere solo poche cose e ho condensato al massimo in 10 minuti, per cui molte cose le ho tagliate. Però ho smocciolato proprio incredibilmente, fazzoletti ovunque, una roba assurda. This is Sebastian, non ti preoccupare, facciamo un mega abbraccio di gruppo che almeno ci consoliamo tutti insieme. Avevi detto che sarebbe stato un episodio devastante e io non ci volevo credere, ora comprendo tutto. Raga, vi dovete fidare. Fidatevi, io non dico mai cavolate, cioè io cerco di essere sempre molto oggettiva e poi chiaramente ognuno ha la sua soggettività, però mi rendo conto che è una puntata un po' strong. Facciamo terapia di gruppo. Eamond non si fa troppi scrupoli a dracarizzare suo fratello, ma dopo gli ultimi eventi, dopo gli eventi del bordello, per esempio, ci sta in realtà che abbia colto la palla di fuoco al balzo, ecco, mettiamola così. Alastor, grazie mille! Passo per un saluto e rinnovare la sub prima che inizino gli spoiler, che devo ancora vedere la puntata. Mi sa che devi correre perché qua hanno già cominciato. Pronti via, pepem. Comunque, grazie mille, grazie. Ho già visto il trailer del prossimo episodio, anche quello un colpo al cuore. Sì, c'è una scena che è un po'. Però diciamo che la scena brutta brutta era in questa. E personalmente Rhaenys e Mylys erano Drago e Cavaliera miei preferiti, ve lo dico. Cioè, se proprio dovessi scegliere, a me piacevano particolarmente, ma io ho avuto tipo un colpo di fulmine per Rhaenys, se vi ricordate, già prima, quando eravamo ancora qui tutti insieme, già prima, durante la pandemia, quando ci sono stati i primi trailer nel 2022, vi ricordate? 2021-2022. E io subito, quando ho visto Rhaenys, ho detto: oh, incredibile, bellissima, adoro, mi piaceva molto il suo carisma. E Mylys, poi, che cosa gli devi dire? Uno dei draghi più belli, personalmente. Poi ognuno ha i suoi gusti, dicono che il drago più bello dei sette regni sia Sunfire perché è un draghetto d'oro, eccetera, eccetera, perché ha le scaglie tutte sbrilluccicose, poi i gusti sono gusti. C'è chi piace la pappagorgia di Nonna Vagara e via. A me dispiace moltissimo per Sunfire, anche, poverino, povero ciccio. Una delle poche volte in cui Aegon decise di farsi una cavalcata lo manda in guerra, non gliene è andata nemmeno una giusta appena hanno iniziato a combattere, esatto. Ma perché? Perché Aegon porta in guerra Sunfire, poverino Sunfire, è un draghetto giovane. E infatti si vede dal basso che comunque anche come dimensioni è molto più piccolo rispetto a Mylys. Mylys ha più di una sessantina d'anni. Io qua mi sono questo qui lo davano a Lucca, lo distribuivano a Lucca 2018 quando è uscito Fire and Blood, ok? Il libro. Io qui sopra ci ho messo degli appunti, come per esempio una roba molto carina, mi sono scritta tutti i possessori dei draghi, cioè chi ha avuto i draghi prima o dopo, e ci sono delle cose un po' interessanti in effetti. Sarebbe interessante sapere chi ha dato la patente a Aemond. Ah, non lo so. Prossima richiesta della larva bianca, i combattimenti tra draghi devono finire. Sì. Ho bisogno di un mese di terapia, ho abbracciato forte le mie gattine. Ecco, se avete animali abbracciateli anche per me, perché io purtroppo non ce l'ho più. E tra l'altro, uno dei motivi per cui ho pianto come una disgraziata è stato proprio quello che mi ha ricordato il mio smuccio nei momenti finali, e vedere l'occhio di Mylys che si spegne è stata un po' la stessa cosa, quindi è stato un po' un trauma. Adesso riesco a parlarne, ma quando l'ho visto la prima volta era un valle di lacrime. Anche Sunfire, povero cuore. Sì, no, io parlo di Mylys perché comunque. Non so neanche se farvi spoiler, però in realtà siamo in una live full spoiler, nel senso uno è proprio e l'altro così così, insomma. Non mi importa se non è mai diventata regina Rhaenys, per me lo è e lo sarà sempre, soprattutto dopo il combattimento che ha cicciato fuori in questo episodio. La regina che non fu, e tra l'altro Mylys invece viene chiamata la regina rossa, The Red Queen.
Per mia fortuna non associo i gatti ai draghi, però sì, quell'ultimo sguardo tra Melisa e Renis. Spero mia sorella non associerà, se no non vorrà più vedere. Diciamo che secondo me è solo in questo episodio che c'è stata una scena di questo tipo. Anche perché ti hanno fatto crescere proprio questo rapporto tra Renis e il suo drago per parecchie puntate. Se ricordate, alla fine della prima stagione lei non se ne vuole andare a Prado del Re e lo dice anche a Ser Erric, senza il suo drago. Lei dice: I won't leave Melisse. Non so se ricordate. Buonasera, Sir Bardo. Io voglio vedere Aemond sul trono come principe reggente, prossimamente. Tra l'altro, sto anche pensando di rifare il cosplay di Aemond e fare una foto con la corona di Aegon, già che ci sono. Perché no? La testata di Sunfire, sapendo la fine che avrebbe fatto, primo mega singhiozzo. Cavolo, sì. Comunque, Aemond Targaryen vuole diventare re. In pratica, un tentativo di colpo di stato nel Consiglio dei Verdi. Da notare che si porta via il pugnale famoso di Viserys. Sì, lui si ciuspa via la. Si ciuspa la cosa, la daga. E comunque, posso dire una roba. Lui aveva la spada, stava estraendo la spada, in realtà. Perché non è che la stava rinfoderando. Sul treno, sì. Sul drago non ce l'aveva la spada estratta perché non aveva senso. Per terra ormai c'è devastazione, con chi doveva alzarla, con chi doveva estrarre la spada? Con nessuno. È chiaro che stava per fratello. Grazie, Chris, sono già indietro. Comunque Egon mi ha fatto persino tenerezza, soprattutto quando in un Amen passa dal sollievo per vedere il fratello arrivare e capire che sta per arrostire lui. Esatto. Abbiamo il titolo del prossimo? No, in realtà non. Aspetta. Fammi controllare una cosa. Perché c'è anche quest'altra cosa, non so se avete riscontrato anche voi questa cosa, del problema dei titoli. No, il sesto, il quinto, continuo a dire il sesto, ma in realtà è il quinto. Non si sa ancora, non credo. Ho chiuso la schermata sbagliata? Ah no, è qua. Sì, il trailer del prossimo episodio è un colpo al cuore, adesso poi lo guardiamo. Allora. Io invece sorprendentemente non ho pianto, però il tipico occhi lucidi moccolo al naso era inevitabile. Che strano, io ho proprio distrutta la vita. Non so, io mi sento molto Verus stasera, ma ci sta, ognuno ha la sua sensibilità per cose diverse. Magari io piango per una roba e tu no, e viceversa, ci sta, non c'è problema. Quindi confermato che Aemond voleva bruciare Aegon. Beh, non gliene poteva fregare di meno. Diciamo la verità, poi l'avrebbe spacciato come ma io ho cercato di far fuori Melisa e Rhaenys, tu sei solo un danno collaterale. Però di fatto, sì. Raga, non ho visto la puntata, recupero tra stasera e domani. Che ha detto Aegon a Aemond al bordello? Che gli ha detto? L'ha preso in giro, praticamente l'ha bullizzato per l'ennesima volta. Gli ha detto, sei ancora qui, che ti fai questa qui come i cani, ha ha ha. Perché praticamente Aemond va sempre con la stessa, con Sylvie. E fin dal primo fin dalla prima volta Aegon l'ha preso in giro davanti ai membri della Guardia Reale e a tutti gli altri, insomma. Quindi Aemond se l'è legata al dito, direi. Ora anch'io sono curiosa di vedere Aegon sbruciacchiato. Giuli, Giuli, no, non piange. Cioè, piangiamo tutti insieme, va bene. Buonasera, Flosflottis, ciao. Allora, buonasera da Miravalor. Non Irenis, che c'entra tra Irenis? Raga, io sono curiosa per l'altro scontro con un preciso drago che hanno reso molto più piccino della grandezza effettiva con un altro. Chi? Chi? Melisa e Rhaenys, fantastiche e bellissime, concordo. Tra l'altro Rhaenys ha avuto lo stesso destino di Rhaenys, la regina del. Di. La regina del Conquistatore. Non proprio. Nel senso che Meraxes è stato fatto fuori da un dardo nell'occhio. In questo caso invece c'è stata una danza fra draghi, quindi è un po' diverso. Se vuoi invece dire che sono andate in guerra e sono morte, sì, però diciamo che il parallelismo finisce lì. Comunque tutti i draghi sono belli, esatto. Sì, Sunfire è super luccicoso, mi piace un sacco come draghetto. Aegon era bello ciucco. L'albero scagliologico? Sì, ce l'ho qua. Eppure giocherellone, maledetto draghetto d'oro, patatone, probabilmente era l'unico che ama quello scemo per quello che è. Esatto. Magari era una maledetta vecchiaccia rancorosa. Ma in realtà no, raga. Cioè, adesso
Riprendo il punto da quello che dice Chiara. Probabilmente era l'unico che ama quello scemo per quello che è. Una cosa che mi sono resa conto, guardando e studiando qua materiale di Fire and Blood e tutto il resto, è che effettivamente ai draghi non gliene può frega di meno di come siete. Siete buoni, siete cattivi, siete dei PDM, pezzi di me, oppure siete dei santi. Non gliene frega niente ai draghi. C'è questa connessione per cui il drago a un certo punto è un animale intelligente, ma non è un animale senziente. 100% indipendente, cioè nel senso, avete capito? C'è questo rapporto, ok, mentale e il drago non è Salem, che comunque non è un vero gatto, ma è un mago trasformato in un gatto, però avete, cioè, quello intendo. Quindi stavo guardando due cose e ho trovato delle robe interessanti. Il drago di Viserys era Balerion, esatto, che è morto, perché stavo facendo il conto dei draghi rimasti delle due fazioni. Se volete poi facciamo i conti. Qua c'è tutto. Io non ho ancora avuto tempo di iniziare la serie, ma avendo già letto il libro non è un problema lo spoiler. Perfetto, Dain, perché qui facciamo proprio spoiler libero, perché tutti quelli che si vogliono sfogare lunedì sera sanno in questo modo come dove venire a chiacchierare, ecco. Buonasera, Marty. Come ha fatto Vagar a non pungersi con tutte le spine enormi che ha Melis sul collo? Mistero della fede. Diciamo che i draghi sono più sono vecchi e più sono robusti, quindi anche, cioè, so cavoli ad ammazzare un drago, più è vecchio, perché o lo becchi con un dardo nell'occhio e allora trafigge tessuti molli, ma se no, più i draghi invecchiano, più diventano coriacei. Quindi parliamo degli Skivers, sì. Arrivo. Il best mi ha fatto piangere, un'altra buona prova attoriale continua a essere quella di Tom, esatto, Tom come Aegon, bravissimo, che riesce a utilizzare tutti i minuti a schermo del suo personaggio per dare profondità a Aegon, al punto che quasi provi pietà per lui. È il re, ma tutti lo credono un ninetto, suo nonno, sua madre, suo fratello, che si vendica umiliandolo prima davanti al concilio e poi cercando di bruciarlo vivo. Sì, perché il mondo ha colto l'occasione per un due per uno e se non fosse arrivato Collo avrebbe ucciso. Esatto. Ora, Aegon non è un santo, nel senso che Aegon fin da giovane ha sempre bullizzato il fratello perché... Lo vediamo anche nella prima stagione che Aegon bullizza Aemond, quindi se Aemond ha il dente avvelenato con Aegon, c'ha pure le sue ragioni. Aegon continua a farlo, continua a prendere il giro il fratello e non si rende conto che suo fratello è pericoloso, che alla prima occasione, perché lui continua a dire no, mio fratello però è fedele, mio fratello qua. Non puoi continuare a prendere in giro una persona, perché alla prima occasione poi succede quello che succede. Insomma, no, la sta estraendo, anche perché non aveva senso che la stesse rinfoderando. Non ha combattuto con nessuno, Aemond. Secondo me la stava proprio estraendo. Melis poi non era Lys, la vivace mammina di Viz ed Aemond. Esatto, era proprio qui. Adesso ci arriviamo. Solo a me Vagar con la papagorgia sembra un'iguana volante e poi mi chiedo come faccia a volare anche con le ali bucate. Ma perché comunque è drago, qui non c'è fisica che tenga, perché i draghi non dovrebbero poter volare, sono troppo pesanti, hanno le chiappe pesanti e tutta la guanza. Però, visto che siamo in un fantasy, almeno su questa cosa, la sospensione dell'incredulità, insomma, dobbiamo metterla in atto, crediamo che anche se c'è un po' le ali bucherellate perché è un drago, è una draga anziana, ce la fa, ce la fa. C'è chi ha sperato che la capocciata di Crispino fosse l'ultima e chi mente. Purtroppo è chi ha sperato che la capocciata di Crispino fosse l'ultima e chi ha letto il libro, perché ora non cambieranno mai il destino di uno dei personaggi più odiati o comunque principali della serie. È chiaro che secondo me Cole o schiatta nella terza o schiatta nella quarta. Ma non prima. No, seconda no, di questa no, di sicuro. Col quando si rialza dopo essere svenuta l'aria di Steve di 8 sotto un tetto. Sono stato io a fare questo. Diciamo che quello di Aemond era letteralmente poco amico, poco fraterno, sì. Comunque sì, questi titoli sono così segreti che probabilmente li conosce solo Lord Laris. Esatto, tiriamo il D20, aspettate che io sono tremendamente indietro. Mokai, ti tiro il D20, quello di Sauron, ha fatto 18. Sto maledetto dado ha fatto tiri bassi solo quando l'ho portato al play a fare la Battle Royale, però vabbè. Aegon l'ha preso in giro davanti ai membri della Guardia Reale, letteralmente visto dove si trovavano. Sì, e non solo quei membri. Comunque.
Allora, il serpente contro la vecchia. Sì. Io pianto un sacco che Magone con l'ultimo sguardo di Milise e Rhaenys che sembra volerle comunicare che era stata brava e poteva riposare. E quando si lascia. Sì, esatto. Cioè, sembrava che Milise stesse dicendo: non posso fare niente. Raga, proprio il mio cuore è strappato in mille pezzi, non ce la faccio. Non ce la faccio. Tutta la prima parte, devo dire la verità, mi stava quasi annoiando. Poi quando ho visto il Concilio Nero, no. A me è piaciuto. Poi vabbè, ognuno come sempre ha i suoi gusti, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ma Vagar che aspetta di Aemon si butta a terra come quando torno a casa stanco e mi lancio sul letto. A me in quel momento ha ricordato i Labrador o i Golden Retriever quando gli fai pat pat sulla capoccetta e si sdraiano, che si è proprio buttata giù. E quindi sembrava un enorme cagnolone. Allora, Alicent che aveva rotto l'amicizia con Rhaenyra per colpa di un tè della luna, adesso ne ordina uno per lei. Altro che rispetto per le regole, cappa bianca insozzata e tradimento della memoria del marito, donna incoerente. Tra l'altro, tè della luna con la stessa persona, perché era sempre Criston Cole. Sì, sempre Crispin. Inoltre, vedere Sanfire e Melisse scalciarsi e poi Melisse che si attacca al piede di Vagar mi ha trasmesso molto il perché del nome, la danza dei draghi. Tra l'altro, quella scena lì, io mi sono guardata l'inside di episode e il behind the scene. E praticamente c'è una cosa interessante, dicono che hanno preso la scena della danza dei draghi che si attaccano e che si artigliano, dai rapaci, dai Birds of Prey, cioè dai rapaci che praticamente si artigliano, che volano in un certo modo e girano uno intorno all'altro e poi si afferrano e si attaccano, si mordono, queste cose qua. E quindi hanno preso spunto da lì. Molto interessante. Ma vogliamo parlare di Aegon che butta giù la caraffa di vino come un gatto? Giuro che l'ho pensato anch'io, fa così. Ok. Allora, sembrano delle aquile nella loro danza? Beh, lì ho visto solo quella scena. Se volete poi guardiamo anche l'inside. Lo mettiamo a 1,25 e dura 8 minuti. Nonna Vagar preferirebbe farsi i suoi pisolini di bellezza piuttosto che fare BBQ coi parenti. Mica perché ha avuto due personcine vivaci come cavalcatori, a.k.a. Visenya Aemond. Allora è aggressiva. Quello con la fama dell'aggressivo come drago ce l'ha Caraxes. Esatto. Scusate, vi scorro un attimo perché mi sto impigliando. Per quello che hai detto prima sui draghi grandi, io infatti voglio capire come Caraxes farà con Vagar. Caraxes boss. Vabbè, allora Caraxes è più giovane. Più slim e comunque Vagar è più lenta. Vagar è lenta e grossa a un certo punto, c'ha quasi 200, c'ha 180 anni comunque, è vecchiarda. E infatti, cosa succede? Lì non saranno i draghi a finire la battaglia, saranno i cavalieri. E non vedo l'ora della scena dell'occhio degli dèi. Una cosa mi chiede, i Targaryen non dovrebbero essere invulnerabili al fuoco, mi ricordo Daenerys che non aveva alcun effetto, anzi. Ecco, allora, Lady of Avalon, grazie della domanda, colgo l'occasione per dire che in realtà Martin ha spiegato questa cosa, ovvero che l'invulnerabilità al fuoco di Daenerys era esclusivamente legata a quella specifica situazione. Quindi in realtà i Targaryen non sono invulnerabili al fuoco, anche perché altrimenti non riusciresti a cremarli nel momento in cui muoiono, e noi sappiamo che i Targaryen vengono tutti cremati. Se no sai che ridere. Dracarys! Succede niente. Allora, Mummificaris! Stessa roba, no? E quindi no, non sono invulnerabili al fuoco. Però solo Daenerys ha avuto una cosa particolare, è successa una cosa particolare che poi Martin, speriamo, ci racconterà. Aemond che sbotta e brucia il fratello, ho reso conto della mia giornata, perché... Aegon è un cretino, ma non è stupido. Sentirsi dire da sua mamma che è meglio che non faccia niente, penso lo abbia veramente devastato. Sì, perché poi. Allora, rispetto al libro, Aegon è molto più tridimensionale ed è una cosa che io apprezzo tantissimo. Mi piace come Tom Glen Carney stia lavorando su Aegon, perché comunque Aegon. Allora, ok, da giovane era un cretinetti, va bene, ha fatto delle robe che non avrebbe dovuto fare. Però posso dirlo, è cresciuto senza qualcuno che gli desse delle sberle. Molto onestamente. Anche solo morali. Viserys non si è mai quasi degnato di guardarlo perché lui aveva occhi solamente per Rhaenyra. E sua madre, come cavolo l'ha cresciuto? Questo qua si faceva le pippe sul balcone, facendo cose in testa a quelli di sotto, e lei, quando è entrata nella scena, non gli ha detto niente.
Ma come ti viene in mente? Eamond che va a dire mamma, mi bullizzano e lei niente. Alicent, mi dispiace, ma chiamiamo il telefono azzurro, cioè adesso va bene tutto, però. I draghi sono come quella diceria sulle api, non sono fatte per volare, ma loro non lo sanno e volano lo stesso. Come i bombi, perché i bombi sono chonky. I chonky bombi hanno delle alette piccoline e hanno il culotto cicciotto, che è molto bello. E so qualcosa di bombi. E cosa volevo dire? Che sì, Aegon comunque sta cercando adesso, cioè si è ritrovato a fare il re. Quindi dice, va bene, cerco di fare il re. Poi, ovviamente, è ancora un cretinetti perché non chiede aiuto agli altri, ma gli altri non è che vogliono proprio aiutarlo così tanto. Quindi, diciamo che la colpa è un po' da entrambe le parti. Un po' lui si impegna, ma non correttamente, dall'altra parte invece lo vogliono vedere solo come un fantoccio, perché a questo punto è chiaro che Alicent e Otto l'abbiano messo lì solamente per proprio interesse tornaconto personale. Hightower e basta. Unica scena di Miseria che ride. Miseria è lì, in lurchini, vediamo cosa farà settimana prossima. Esatto, stai come i bombi. Per il parallelo gatti-draghi, la mia Maine Coon, sì, io amo i Maine Coon, vorrei tantissimo un Maine Coon, è Vagar, mentre l'altra gattina è piccola di stazza, è una Samphire. Che carino! Io adoro i Maine Coon e Chris Olanda lo sa perché ho spupacchiato il suo una volta che è passato di qua e ho spupacchiato il suo tigro, è troppo bello. Tra l'altro so di due Maine Coon. Se vi interessano, di due Maine Coon che cercano casa, sono due femmine. Io non ho una casa in questo momento, nel senso che sto cercando, cioè sì, cioè, sono qua, però se fossi già nella mia futura casa forse le prenderei, le chiamerei Renice e Milise, sono troppo belle. Sono due Maine Coon, hanno delle orecchie appuntite bellissime, fluffosissime, vabbè. Spero tantissimo, Aegon, dopo questo indichi Gera come suo erede dopo questo. Allora, qui si crea una bella problematica, ne parlerò anche poi settimana prossima nel video. E adesso ci guardiamo anche l'episode 5 preview, perché c'è un problema su questa cosa, Edel. C'è un problema, ovvero proprio sull'eredità. Dovrebbe esserci un Maelor che non c'è. Perché se non è... Se Aegon schioppa ed è incapace di intendere, volere, fare cose e guidare il regno. Jaehaerys è schioppato male. Dovrebbe esserci Maelor. Chi diventa erede dopo Aemond? Allora. Capite che c'è questa problematica. Goduria Lord Darklyn che nel momento finale non perde tempo a mandarle a dire Crispino. Esatto, le ha sputazzato sugli stivali. Ciao Tonno! Cosa ti aspetti dalle prossime quattro puntate? Svilupperanno tutto in questa stagione o ci saranno altre stagioni? No, faranno almeno una terza e una quarta sicuramente. La terza l'hanno già confermata. La quarta per forza, perché se vogliono concludere decentemente, secondo me con la lentezza che stanno portando avanti, a me piace. Poi ognuno ha i suoi gusti, per carità, però a me piace come stanno conducendo le cose. Forse il terzo episodio fra i quattro che vi avevo detto era quello che mi era piaciuto di meno. Per ora metto il quarto, questo qui, mi è piaciuto di più, poi il secondo, il primo e il terzo. E cosa succederà nei prossimi quattro? Ci sarà la semina, Targaryen, quindi a un certo punto dovranno recuperare per forza i neri, altri draghi, perché Caraxes è via, Mylise è andato, Moondancer e Vermax non è che siano sta gran cosa. Quindi, cioè, sono draghetti piccoli. Servono dei draghi grossi e su Roccia del Drago ci sono, ma ci sono dei draghi che non sono stati cavalcati. Quindi è il caso forse di... Se devo trovare un difetto, lo sneak attack di Aemond l'ho trovato un po' cheesy, suppongo per ragioni di budget. Allora, lo sneak attack di Aemond, anche secondo me è la cosa che c'è un po' più cheesy di tutti, di tutto lì, perché effettivamente uno dice, ma come fai a non vedere un drago grosso come una città, come un castello che ti sbuca, ti ciccia fuori da sotto? Lì fai un po' più fatica a crederci. Però, a un certo punto, se ti guardi la serie proprio senza dover stare lì a segnarti tutto punto per punto, per me ci sta. Hanno voluto, secondo me, mettere l'effetto sorpresa finale, l'effetto dai, ce la sta per fare, non tanto per coloro che ovviamente hanno letto i libri, ma per coloro che non hanno letto i libri e che quindi non sapevano che poi Mylise sarebbe morta. È come la questione del Titanic. Se tu non conosci la storia del Titanic, speri che si salvino, no? Invece.
Mi ha ricordato quando il papa con i bambini aveva fatto volare le colombe ed erano state uccise da altri uccelli. Una meraviglia. Ciao, Wallmanner. Ha fatto il modulo per la richiesta di pensionamento anticipato. Ma chi, Vagar? Cosa? Poi c'è un certo cavaliere di 94 anni che salta da un drago all'altro. Esatto, lasciamo perdere. Quell'altra scena dell'occhio degli dei sarà un altro bel colpo al cuore. Sì, ma sarà il momento in cui dirai... Cavolo, sì, cioè salterai sulla scrivania a guardare la puntata e dirai: Dai, è tutta Demon. Io farò così. E poi vabbè, quello che succede sappiamo. Però vedi la differenza. La differenza tra i vigili dell'alto fuoco. La differenza tra Rhaenys e Daemon sarà che comunque Daemon si sgancia, salta dall'altra parte e lo corca. Nel senso che comunque è una morte, sì, ma è attiva, cioè proprio ti faccio un bucio così nell'occhio l'altro. Tutto Goth girava sul fatto che il fuoco non fa male ai draghi, quindi appunto non il fratello. Sì, e no, infatti, cioè, il fuoco di drago, cioè sui draghi contro draghi, il fuoco, qui sulle persone si sbruciacchiano. Jace con la faccia di non sono arrabbiato ma deluso con sua madre è stata bellissima. Per fortuna poi lei gli ha raccontato cose. Alicent campionessa mondiale di errori educativi, esattamente. Qualcuno chiami SOS Tata per gli Hightower, forse si salva Daeron che l'hanno spedito a vecchia città e nessuno se lo ricorda. Spero di vedere Daemon fare qualcosa di più concreto nelle prossime puntate, anche se le scene ad Arenal mi piacciono molto. Alice è perfetta e com'è stato bello rivedere Emilie Alcock. Assolutamente sì, tra l'altro hanno dovuto tenere nascosta la presenza di Emilie Alcock proprio per creare questo sorpresa. È il dovere della corona non fare nulla, una corona deve essere simbolo, fonte di ispirazione e perfezione. Essendo che la corona sta sulla testa di un umano, quindi di un essere difettoso, meno fai, meno sei tangibile, meno sei giudicabile nel male, rimani su uno stato di quasi divino. Poi puoi dare la colpa agli altri. Giustissimo, sono concorde su tutto. Esatto, esattamente. Infatti anche nel video dico proprio questa cosa, che chi è a capo, chi è il re o la regina, in questo caso Rhaenyra e Aegon, non devono scendere in guerra attivamente, perché la loro figura, come dice Bardo, è quasi divina, nel senso che ispira le masse, ispira le folle, ispira i soldati, si combatte per il re, per la regina, che a volte non sai neanche magari che faccia abbiano, però è quasi una vocazione. E per esempio, questa è una cosa che anche lui mi dirai se dico fesserie o meno, so che nel caso della corona inglese, mi sono guardata un po' di documentari, ho visto The Crown e altre cose, la regola della corona inglese, per esempio, è quella di non giustificarsi mai, di non urlare mai, cioè di essere sempre molto polite, in modo tale che non si possa essere attaccabili in qualche modo. Poi direi tu. Con un padre come Ned Stark, il povero Aegon sarebbe persino diventato un re decente. Probabilmente sì. Avevo rimosso quella scena di Aegon che faceva cosa alla finestra. E invece noi no. Ricordiamo però il calcione di nonno Otto post funerale di Lena. Sì, vero, vero. Anche perché era tutto ciunco, era tutto ubriaco. Aegon nel libro è grosso, scemo e con un caratterino degno di Maegor, e la gente dava della Maegor alla sorellastra. Per fortuna nella serie lo hanno reso interessante. Tra l'altro, se diventerà come nel libro, ora avrebbe anche senso. Effetto Enrico VIII dopo il famoso torneo dove restò in coma una settimana e dopo divenne isterico. Ma infatti sono molto curiosa adesso di vedere come gestiranno Aegon. Già dal trailer, secondo me, c'è una cosa. C'è interessante, bello, ti crea quell'aspettativa e dici. Cos'è? Com'è? Com'è conciato adesso? Alicent del libro è più definita, questa mi sembra sempre più trascinata dagli eventi. È lì, ma non sa manco lei davvero cosa sta facendo. Sì, un po' qua, un po' là. Adesso vediamo con questa cosa della profezia. Se. Vabbè, ha attecchito perché ho cominciato a cercare tutti i libri possibili di Viserys, quindi. Maine Coon, sì, sono in questa zona milanese comunque. Che poi alcuni Maine Coon assomigliano a Ron Perlman. Perché? Effettivamente manca Mailor ed è un'altra scena tremenda. Sì, anche quella non è bellissima, però non. Lì se la sarebbero cavata con dei fantocci.
Sì, Alicent madre di me, esatto. Vuoi manipolarlo, fanlo bene, non insultandolo ogni 3x2, sei scemo. Di chi è la colpa? Chi non l'ha mai istruito? La colpa è interamente tua. Esatto. Cioè, i ragazzini non è che crescono e si istruiscono da soli. Se sei il genitore, li devi istruire tu, no? Li devi fare da guida. Evidentemente non è che abbia fatto proprio il suo gran lavoro. Un flash che ho avuto su Vakar tornando indietro nel tempo. Quando ha dracarizzato Lena, non avrebbe dovuto soffrire a sua volta? Magari ne avete parlato ai tempi, ma non c'ero. Allora, Vagar all'inizio si vede che è un attimo titubante, dice: ma che cacchio stai facendo? Però io credo che Vagar capisca il dolore di Lena e quindi alla fine accetti di fare questa cosa proprio per il collegamento che c'è. Ciao Argent Lam, ciao, buonasera. Forse dopo quattro diventano troppe. Io penso, spero, boh, quattro. Non lo so, dipende da quanto vogliono andare avanti. Dipende da che lentezza poi, dal ritmo che decideranno quanti episodi. Prima stagione sono stati 10, in questa saranno 8. Boh, vediamo. Spero che facciano vedere il cannibale. Sarebbe bello. Sarebbe molto bello. A me piaceva anche Spettro Grigio comunque. Solo io l'ho trovata troppo corta la battaglia di riposo del corvo e poi Emond che attacca di sorpresa col drago enorme ogni volta è un po' troppo. Sì, tu dici giustamente di sorpresa che è una portaerei che vola, un po' difficile. Però ci dobbiamo attaccare, cioè che ci piaccia o no, è come l'hanno resa, quindi alla fine così. Da troppo corta no, secondo me è stata anche lunghezza giusta, anzi forse un po' più lunga avrebbe rischiato di stufare. Spero nella prossima puntata ricompaia Adam, io già innamorata. Adam di Ullala. Intanto c'è Rhaenys che tocchiccia la faccia di Allen di Ull, perché Rhaenys capisce nel libro. Dicono che Rhaenys non sapesse niente. In realtà qua ci sta sconfessando questa cosa e ci dicono che lo sapeva. Però vabbè, ci sta. Io ormai a questo punto, raga, io prendo il libro Fire and Blood come una traccia. Non come un codice, come una traccia. E poi ho messo anche la citazione nel video. Grazie per avermi risposto, seguo i tuoi video su YouTube. I video su YouTube che sono sempre. Perché Twitch ha censurato? Ci sono degli asterischi. Complimenti. Grazie comunque, Techi, grazie mille. Io cerco di rispondere a tutti comunque su YouTube. Poi qualcosa mi perdo per forza perché non posso stare ore su YouTube, però insomma, cerco di rispondere il più possibile. Arenal, anche in questo episodio appare come un luogo veramente maledetto che distrugge psicologicamente chi lo conquista, tranne Simon Strong che appare l'unico ad avere un po' di senno. Allora, secondo me sai perché? Simon Strong non credo che abbia particolari capacità medianiche, mettiamole così. I Targaryen sono molto più influenzabili e sensibili. Dany la sognatrice, Aegon aveva sognato cose. Ho fatto un video sui sogni di Drago, per esempio, dove si parla di diversi Targaryen che sognano e che hanno questo tipo di visioni, eccetera. Poi, come dico anche nel video, sicuramente Alice ci ha messo il caricone perché gli ha rifilato della poltiglia di Albero Diga. Stessa cosa che poi viene data a Bran per accrescere le proprie capacità, insomma, da veggente, da essere verde che gli rifilano i figli della foresta e Bloodraven, se ricordate. È l'ora della semina, io non vedo l'ora di vedere anche Vermithor. Vermithor, esatto, anch'io non vedo l'ora di vedere Vermithor, detto nonno drago. Quindi, cioè, perché ha la gorgia anche lui, solo che lui è tendente all'arancione, perché si vede nel libro quello su House of the Dragon. Bello anche lui, non vedo l'ora di vedere tutti gli altri draghi. La storia del Titanic nel senso della porta? No, dico, pensa a una persona che del Titanic, magari un ragazzo o una ragazza giovani, che del Titanic non sanno bene la storia, magari guardano il film e poi sperano fino all'ultimo che non coli a picco proprio e che schioppino un botto di persone. E invece. Un po' come ha fatto Daenerys a non vedere la flotta Greyjoy? Vabbè, quello è stato però. Quello è brutto, perché è una flotta intera. Lì c'era il drago nascosto dietro il castello. Te la faccio ancora passare.
Comunque Aemond e Scar ha praticamente ucciso il fratello. Quasi, non è ancora morto. Visivamente hanno suggerito il fatto che Vagar fosse nascosto dietro il castello. In quell'istante stavo giusto pensando, non sarà mica lì. Ma infatti anche per me è dietro il castello. Cioè, per me è lì. Poi, secondo me ci sta che Vagar attacchi in questo modo, sia con Luke sia con Melisse. È un drago che è stato in guerra e ha prontamente capito che la migliore strategia era quella. Ricordiamo che Melisse è il drago più veloce e agile, mentre Vagar sarà pure il più grande, ma anche il più lento e ingombrante. Verissimo! Lento, ingombrante. Poi, vabbè, parliamo anche un attimo del fatto che durante la battaglia con il piccoletto, con Luke, c'era il temporale, tuoni, fulmini. Se sei proprio in mezzo alla tempesta, forse un drago che ti passa sopra puoi anche non sentirlo se intorno hai le nuvole e stai andando a una certa velocità, come il piccolo Luke su Arrax. Melisse è vero, è un drago molto veloce, però secondo me si vede la scena in cui sta andando a un certo punto e si vede Rhaenys che sta guardando in alto perché si aspetta che arrivi dall'alto, invece arriva da sotto. Lì la pappagorgia, principino, esatto. Alicent, campionessa di Dunning-Kruger, che impressione la testa mozzata di Millie Alcock che continuava a parlare. Sì, vabbè, quello. Alicent, madre dell'anno come padre dell'anno Gendo Ikari, perfetto. Evangelio. Un'altra cosa che adoro ogni volta che citano la Song of Ice and Fire, sputtanano alla grande le ultime stagioni di GoT. Ma infatti io ormai, per me ormai è diventato un meme, io ormai nei video ci rido sopra, no? Madre dell'anno, premio già assegnato all'ufficio. Sono io la madre dell'anno, scusate. No. Però i re medievali, specialmente alto medievali, scendevano in guerra e come? Spesso guidavano le truppe in prima fila, Carlo Magno Docet. Forse perché uno come Carlo Magno non riuscivi a fermarlo neanche se volevi. Ma successivamente, secondo me tendevano un pochino a proteggersi le chiappette. Never explain, never complain. Esatto, Marti, esattamente quello che stavo pensando. Quindi, riguardo alla corona inglese, never explain, mai spiegare, never complain, mai lamentarsi. Quindi, mai dare spiegazioni, mai sembrare lamentini, ecco. Parlando di visioni di Daemon, mi chiedo se rivedrà anche suo fratello Viserys. Bella domanda. Io a questo punto, raga, veramente vi dico, non lo so. Sono curiosa tanto quanto voi perché grazie al cielo le puntate che ho visto in anteprima sono finite e di conseguenza siamo pari. Quindi ora posso cominciare a speculare anch'io. La corona inglese, oltre a essere capo della Chiesa, che a discorso a parte, ha più o meno questo scopo, essere super partes, che possono votare o esprimere in nessun modo, non possono votare o esprimere in nessun modo preferenze politiche. Non nominano il governo, ma chiedono al premier eletto di formare un governo in proprio nome basandosi sulla volontà popolare. Grazie. Che poi alla fine Aegon ha tipo 23 anni, cioè si è laureato mola triennale a Piccino, anche Sunfire. Se poi sei Giorgio III e sei affetto da instabilità mentale, alla fine della tua vita ti è concesso urlare, dai. Povera Vagar che non le fanno andare, non la fanno andare in pensione, ma poi se voleva fare la pennichella, ma che gliene frega a lei. Ecco. Allora, se non ricordo male, nel libro Aegon ed Aemond avevano pianificato l'attacco. Qui invece lasciano intendere che Aemond mirasse a uccidere il fratello, ma Aegon se ne è accorto. Mi chiedo come la gestiranno in futuro. Esatto. O Aemond lo intorta, o non lo so. O lo rimbambiscono talmente tanto con latte di papavero e simili che per un po' non se lo ricorda. O magari il trauma, sai, te la possono anche vendere come il trauma non se lo ricorda. Vediamo. Vecchia chiatta ma vola ancora, sì. La parte di Daemon, Aemond, Zoolander, cioè scusate, Zoolander era una Magnum quella. Era così, dai. Arenale è un posto maledetto dove chi ci vive viene portato alla follia, umido, dal clima terribile con un castello antico. Ma è Ferrara! Come? Che senso, Ferrara? Ma mi scusi, in che senso, Ferrara? Ciao, ciao, Soale! fai bene, qui siamo full spoiler, quindi attenzione, attenzione. Simon che tenta di consolare il piccolo Tully, so già che piangerò quando ci saluterà. Stiamo tutti piangendo, Sabri, quindi vai tranquillo. Posso chiederti quali sono i libri su Fire and Blood con le illustrazioni? Sì, adesso vi faccio vedere. Il video sui sogni di drago è uno dei più belli in assoluto. Ti ringrazio, Zionano. Ringrazio. Allora, fatemi vedere una cosa. Mi ricordo.
Dove ho messo l'altro libro? Io devo veramente trovare un'altra casa perché... Dove ho messo? Vabbè. Adesso vi faccio vedere. Proprio di recente ho rivisto il video sui sogni di Drago, una delle cose più affascinanti della saga, ma chissà quando sapremo il loro significato. No, infatti, io spero che... Martin? Please. Adesso ho l'irrefrenabile impulso di realizzare un montaggio con Rhaenys e Mylise e My Heart Will Go On in sottofondo. Ma parliamo di Rhaenyra che tramanda il sogno di Aegon, esatto. Ciao, Tacusiculo! Ciao, benvenuto! Soprattutto in una guerra per una successione, mandare in guerra i due contendenti al trono sarebbe una cosa poco furba, esattamente ciò che si sente dire Rhaenyra dal figlio. Ah, ho preso una piedata. Lo fanno passare per pazzo col latte, esatto, anche secondo me. Prendi il tuo sacchetto di popcorn e i fazzolettini se credi di averne bisogno. Esattamente, esattamente. Stasera abbracci di gruppo per cercare di lenire il dolore della puntata. Con quello che è successo, ci sta che non ricordi per bene cosa è successo. No, ma poi in molte occasioni traumatiche te la fanno passare così, cioè che praticamente c'è stato un trauma e alla fine è precipitato, insomma. Ricordiamoci sta cosa. Può anche aver sbattuto la testa e l'elmo e la corona, ma... Botta l'ha presa. Buonasera Ilias, siamo qui che piangiamo. Piangiamo tutti per Rhaenys, ma ancora più per i draghi, certo, ovviamente. Comunque credo che adesso Aegon sarà talmente intontito che non avrà più nessun ruolo. Per un po' no, però vediamo. Non ci viva mai madre? No, Ferrara, ma perché devo andare a Ferrara? Cioè, boh. Ma forse. Ciao Raphael. Nonno, sto leggendo le cronache del Ghiaccio del Fuoco. Sono arrivato al banchetto dei corvi. Ci sono diverse citazioni in merito alla danza. Oggi ho letto un passo in cui si parla di Criston Cole e di perché fosse così astioso contro i neri. Ci sono tre versioni, come del resto le testimonianze in fuoco e sangue. Ma sai che a me è venuta voglia di rileggermi tutte le cronache. Io so che non dovrei farlo perché ho miliardi di libri nuovi che mi stanno guardando e mi dicono: Oh, allora ti muovi. E io ho voglia di rileggermi quelli vecchi. Non so cosa devo fare. Infatti ho tirato fuori la danza dei draghi in inglese qui. Allora. No, no, Aemond lo puoi detestare, cioè lo puoi detestare in vari modi in realtà. Qualcuno vada a dare un posto in prima fila alla cameriera alla quale Aegon ha fatto le cose brutte brutte quando dovranno staccarlo dall'armatura cotto a cottura media. Tra l'altro quella stessa cameriera si è vista nella scorsa puntata quando viene tocchicciata dall'amico di Ulf Bianco. Non so se hai notato. House of the Dragon non mi sta dispiacendo per nulla, anche se certe forzature per far coincidere alcuni personaggi con quelli di GoT, però dai, mi sta divertendo. No, lo so, ma infatti, secondo me, meno fanno riferimenti a Game of Thrones e meglio è. Io penso che farò un video su Aemond con la canzone di Scar, ok? Per ora la teoria della madre regge, la profezia verrà tramandata e a un certo punto, fine della danza probabile, se ne perderanno le tracce. Io vi ho detto, ma io cerco di fare comunque dei video o cercare di parlare di cose, insomma, nel modo sempre più coerente possibile. Io, come sempre, se voi guardate i miei video, io mi baso sui paragrafi, cioè io vado proprio a prendere le fonti, quindi faccio i vari collegamenti, tutto qua. Poi cerco anche di immaginare cose, però insomma, non è che mi invento una roba completamente da zero che non abbia basi fondate, cerco di collegare i puntini, insomma. Allora, ciao Taku, vai tranquillo, per luglio la mia programmazione, il lunedì sarà sempre programmazione di, cioè i video saranno sempre questi, quindi commento live full spoiler alla puntata della sera prima di House of the Dragon fino al 4 di agosto, fammi vedere, fino al 5, lunedì 5, mentre invece i prossimi... 4 martedì di luglio. Allora, domani siamo qua e giochiamo a Velia ancora, quindi escape room da tavolo, perché ci sono stati dei problemi di orari, di cose, di incastri e quindi dai ragazzi del podcast ci vado il 23, quindi non domani. Quindi il 9 e il 16 siamo qui a giocare, il 23 siamo dai ragazzi, il 30 vediamo cosa fare, se dobbiamo ancora finire Velia o no. Secondo te Damon vedrà anche Rhea Royce? Può essere. Se la tirano in ballo ancora, chissà. Però non credo che... Cioè, credo che le mogli che ha visto, l'ex mogli, le mogli barra ex mogli che ha visto Damon siano quelle a cui teneva di più, forse. Adesso vi faccio vedere, il libro, per chi è che me lo stava chiedendo.
Egon possono farlo passare per scemo, ma tutti quelli a terra guardavano tutti in cielo, i soldati non contano nulla. Cole è vendutissimo, ma il fratello di Alicent, magari mi faccio troppi problemi io. Allora, secondo me c'era talmente tanto delirio che non so quanti stessero guardando proprio in alto. Poi, sai, la dinamica, cose. Amond può sempre buttarla sul dovevo far fuori quella, dovevo far fuori Melisse e quindi. Secondo me se la cava comunque. Non credo neanche che ci sarà un problema di questo tipo. Comunque, per molto tempo i re hanno guidato eserciti, era la norma nel Medioevo e nel Rinascimento, anche a fine 600-700. Questo perché nobiltà e regalità erano fortemente legati alla guerra e al comando. Poi, col tempo, è subentrato il concetto di re politico. Occhi, occhi. Sì, conosco la caduta di Malazan di Erikson, ma devo avere il tempo anche quello di leggerla, così come Mistborn di Sanderson e altre cose. Ho una lista che non finisce più di roba da leggere, ma se annunciano l'uscita del libro testo, lo rileggo tutta per essere pronta. Eh sì. Assolutamente sì. Stavo quasi pensando che potrei in futuro fare dei video facendo il riassunto di ogni libro delle cronache. Giusto perché non ho niente da fare nella vita, vero? Come questi soliti mega video magari di un'ora. Posso riprendere i video quelli che alternavano effettivamente libri e serie TV e fare dei video così. Potrebbero starci. Allora. Visto che strizzano molto l'occhio a Goth, non escludo che nel finale ci mettano un collegamento più diretto, tipo sarebbe bello vedere Rhaegar che trova la profezia alla cittadella. Rhaegar. Oh, Rhaegar non lo faranno mai vedere. Secondo me no. Anche perché questo sarebbe uno spoiler incredibile, forse per Winds of Winter. Cioè, va bene annunciare, sempre che la mia teoria sia vera, va bene annunciare la profezia di Aegon, il sogno di Aegon, che però serve come motore di tutta questa faccenda, perché tutta la questione del misunderstanding arriva tutta da lì. Però sul finale no, credo che non ce lo spoilerino. Cioè, ce lo faranno sapere forse in Winds of Winter, se mai dovesse uscire. Ciao Marcus, ti è piaciuta? Che dici? Stavo pulendo il drago e mi è partito un colpo. Sapete, con un occhio solo una mira di merda. La prospettiva non è il mio forte, che tecnicamente è anche vero, però. Perché tecnicamente non hai profondità di campo. Quindi. 10 libri. Otaku, guarda, c'è una marea di roba qua da leggere. Mi viene da piangere. Sì, ottima idea, fallo, vai madre, vai con nuovi progetti, ma sai, ma tanto mi conoscete. Mi conoscete, lo farò. Per me la parola riassunto non si addice visto che ami andare nel profondo del testo. Come si può chiamare allora se non riassunto? Riallungo? Come? Oh, magari Winds of Winter esce prima dell'ultima stagione e possono mostrare Rhaegar. Chi lo sa. Massimo, Massimo, vedremo. Oh, ce l'ho fatta, sono arrivata in fondo. Analisi e commento. Non ci può stare. Lo chiamerei approfondimento. Spiegone. Spiegone, dai. Tanto poi tra 4 settimane la serie è finita, dopo potresti. Sì, ma allora. Io voglio continuare a fare un sacco di video sul mondo di Martin, su tutte queste cose qua. Chiaramente, voi sapete che la mia situazione al momento è: sto cercando lavoro, un lavoro in azienda, fisso, eccetera, e non so dove finirò, e sto cercando casa. Quindi con un trasloco poi da fare sarà un casino. Per cui io sicuramente continuerò a fare video, solamente abbiate pazienza. Facciamo lo spiegone. Stavo ripensando alla profezia del sogno di Aegon, ma si rendono conto di cosa significa davvero? Mi spiego meglio. Sanno dell'esistenza del Re della Notte? Probabilmente gli Stark sì, perché hanno costruito la barriera, ma tutti gli altri? Allora, ottima, ottima riflessione, Sabri. Non credo che in questa serie, in House of the Dragon, citino mai il Re della Notte. Secondo me citeranno al massimo la Lunga Notte, oppure lo definiranno con un termine che comunque non ha a che fare con Game of Thrones. Anche perché se veramente pensiamo a come è finita Game of Thrones, ci viene un po' da piangere. Spiegone? Spiegone esapprovatissimo, va bene. Però, sì, altra cosa, gli Stark lo sanno che cosa c'è altrove e quindi credono. Secondo me Torrhen Stark si è inginocchiato esclusivamente perché
Aegon gli ha detto queste cose e gli Stark sanno queste cose da una vita e loro si sentono comunque protettori, insomma, della zona del nord. Però il problema è come fai a farlo credere a tutti, al popolino, agli altri lord. Passano i secoli, passano i millenni, passano i secoli. Molte conoscenze, secondo me, vengono perdute, dimenticate, ignorate, diventano mito, leggenda, non sono più qualcosa di vero, ma sono qualcosa che rimane nel racconto delle balie. Chissà. Sicuramente sarà interessante vedere Aegon che sogna per la prima volta la Song nella serie della conquista già confermata. Infatti, se dovessero fare la serie della conquista, tanta roba. Tra l'altro, a quel punto non avrei neanche bisogno di fare video perché in realtà ci sono tutti i video. C'è il video su Aegon e quindi direi che quello va più che bene. Sul mondo di Martin sono compresi anche i trenini che ama. Lasciamo perdere i treni, per favore. Sì, Queen, video sul mondo di Martin, esatto. Voglio fare un po' di video anche un po' extra, un po' particolari. Vedrete, vedrete. Veniamo a darti una mano col trasloco, magari, raga. Ma magari. Ma magari, intanto dobbiamo prima riuscire a fermare una casa perché qua ce le tirano via come se fossimo veramente al gioco della sedia. Vediamo una casa che ci piace, trac, via, no, è andata, già venduta. Ma come? Come? Cosa? Ma, boh. Quindi non lo so. Per il momento vedrete ancora questo casino che c'è qui dietro. Prima o poi avrò una libreria decente, una Billy, e si spera. Mi sto immaginando il trasloco con le tue cose in groppa ai draghi, ma magari. Madre, fai video unboxing della casa. E prima devo trovarla. Raga, dovete incrociare le dita per me, vi prego. Questa settimana è decisiva. Facciamo una sfera Genkidama, non lo so, qualcosa, aiuto. Il re della notte è una figura misteriosa nei libri, non è quello di Goth. Assolutamente no, ma infatti il re della notte, tra l'altro, era semplicemente il tredicesimo lord comandante dei Guardiani della Notte. Di conseguenza, noi non sappiamo nemmeno se effettivamente Martin in Winds of Winter voglia inserire anche quella figura, perché per ora si è parlato solo di estranei, per cui. Ho scoperto che Martin scriveva il telefilm 8 sotto un tetto. Martin era uno sceneggiatore di Hollywood. E come? Martin sceneggiava un sacco di roba. Sì. Secondo me è peggio il fatto che il grande nemico non sia altro che l'ennesima arma sfuggita di mano o il fatto che crepi per un colpo d'aria. Lasciamo perdere. Ma infatti io per quello comincerei a discostarmi un po' da Game of Thrones. Vanno bene le citazioni, però a un certo punto. La storia divenne leggenda. La leggenda divenne mito. No, scusate, ho sbagliato. Esatto. Eh sì. Tu hai un ipotetico fancast per Aegon, Visenya e Rhaenys? Per momento non ancora, però ho visto. Parlavano di un ragazzo di un attore, un attore modello, non mi ricordo. Per Aegon, che non era mica tanto male, però non mi ricordo più come si chiama. Se no, la prossima volta facciamo magari un fan cast. Grazie Damiano, grazie mille. Incrociate tutto. Si è già parlato precedentemente del famoso pugnale? Ma la daga in acciaio di Valiria, insomma. Meh. 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 Ma scusa, ho sbagliato La Bella e la Bestia. Poteva anche sceneggiare altre cose. So che lavorava a Hollywood, quindi tutte le cose che poi ha fatto non me le ricordo. Bella e la Bestia, sì. Ho detto 8 sotto un tetto, boh, magari si è dato anche alla sitcom comica. Per me nei libri c'è una guida divina che dirige gli estranei. Lì bisogna vedere come la gestisce. Da 8 sotto un tetto a 8 Hightower sotto una torre, il passo è breve. Draghi, capisco l'entusiasmo, ma occhio al linguaggio, Twitch è sensibile. Chi è che dice cose zozzine? Martin ha scritto vari episodi della serie ai confini della realtà. Quello lo vedo già più credibile anche perché è un enorme fan di fantascienza. Allora, pare che sia confermata questa serie sulla conquista di Aegon, sì, anche se all'inizio sembrava che fosse una vaccata fotonica e poi fortunatamente hanno corretto. No, l'audio. Io sto cercando di non urlare. Prova ad alzare un po' tutto il volume. Comunque, questo, visto che me l'avete chiesto. Allora, questa è l'edizione di Fuoco e Sangue illustrata da Doug Whitley. Praticamente l'edizione inglese è nata illustrata. In Italia, però, la Mondadori ha cercato di probabilmente, non lo so, guadagnarci di più. Hanno fatto prima un'edizione. Ah, non, devo essere onesta, devo essere onesta. Perché adesso siamo onesti. Questa è l'edizione che è uscita della Mondadori, va bene? Questa qui è uscita nel 2018. Io voglio bene la Mondadori che mi pubblica i libri, però adesso siamo onesti.
Intanto ci sono errori di traduzione un po' ovunque, quindi se dovessero avere bisogno io posso fare da proofreader. Siamo onesti, lo sappiamo tutti che ci sono degli errori e fingere non serve. Questa qui è l'edizione che non ha le illustrazioni. Ok. Poi soprattutto scusate, ma Damon morto a 94 anni non si può leggere. Perché è 9 and 40. 9 and 40 è un errore che viene ripetuto in tante altre occasioni in cui c'è il numero delle decine delle unità che insomma l'hanno tradotto male. 9 and 40 è 9 più 40, 49, non 94. Non devi sommare 9 and 40, cioè no, capite? Ecco, sto rantando. Detto questo, sì, no, infatti, meglio a questo punto il libro in lingua inglese. Io la versione dei poveri di fuoco e sangue, ma non esiste la versione dei poveri, questa qui semplicemente era la prima versione. Poi Sky mi ha regalato in realtà un'altra edizione. Dove cavolo l'ho messa? Un'altra edizione di fuoco e sangue è quella, però è l'edizione con la copertina molle, probabilmente la tua. Fa fantasy, esatto. Questa qui invece è l'edizione Pelle di Drago, più o meno. È l'edizione Oscar Draghi. Ok. E questa invece ha le illustrazioni, effettivamente, vedete? Allora, questi qui sono Gerys e Alisanne. Eccoli qua. Queste sono Rhaenys. No, qua. Rhaenys, Visenya e Aegon il Conquistatore. Poco Chad. E poi ci sono tutti gli altri re. Questo è Aegon. Maledetto. Sì, hanno fatto fuoco e sangue sullo stile del mondo del ghiaccio e del fuoco alla copertina verde. No, occhio, sì, no. Più o meno, sì, c'è anche quello. E quello si chiama L'ascesa del drago. Che è questo qua. Aspetta. Questo qui. Una storia illustrata della dinastia Targaryen, volume 1. Ecco qua. Anche questo qui è illustrato, ma questo però ha delle illustrazioni pro. Il problema è che non le ha tutte perché Dag ne aggiunse alcune dopo mortacci suo. Comunque. Vabbè, raga, io cerco di averle tutte le varie edizioni. Questa qui, tra l'altro, avevo fatto un video anche su questo, L'ascesa del drago. Ci sono degli errori anche qui, però. Comunque, io cerco di recuperare tutte le edizioni possibili e immaginabili dei libri di Martin, soprattutto anche quelle inglesi, perché preferisco fare poi il confronto. Sapete anche che io spesso nei video prendo gli stessi paragrafi se mi serve spiegare qualcosa. E di solito vado a controllare anche nella versione inglese per evitare che ci siano degli errori. Lo so, Jenny, però non si possono fare. La gente che continua a fare fan immagini con Aegon primo Super Chad, quando era relativamente normale. Era più destrezza che forza, probabilmente. Quello verde l'ho anch'io. Sì, ma quella con la destrezza alta soprattutto era Visenya, perché è stata lei che ha dato il via alla creazione della Guardia Reale. Perché aveva detto a Aegon che i suoi soldati erano lenti e infatti lei gli dà la riprova praticamente sfregiandogli una guancia con Sorella Oscura. Ecco, comunque, l'uscita italiana era stata contemporanea alla versione inglese? Di cosa? Dell'ascesa del drago? Mi sembra di sì. Visenya è la regina di cui abbiamo bisogno. A me piace Visenya come personaggio, è molto interessante, pare che fosse una mezza strega, però era un po' una stronza, perché comunque era madre di Maegor, non era proprio una santa. Io comunque ho sempre tifato per Visenya, tanto che ci ho fatto anche il cosplay original e tutto il resto, però. Oggi peraltro con mio ragazzo ci si chiedeva se Vagar avesse fatto Draghetti. Allora, Draghetti, io vi ricordo che avevo messo una foto. Aspetta.
Allora, non so se si vede. Vagar. Pare che Moondancer. Perché Moondancer effettivamente è verde. E Vagar è verde. Esiste una versione italiana illustrata del Cavaliere dei Sette Regni. Certo, Mib, questo qui, aspetta, te lo faccio vedere. Quando avrò una casa, preparerò una zona dove vi posso far vedere i libri, ok? Perché ci tengo. Eccola qua. Questa qui è l'edizione del Cavaliere dei Sette Regni, edizione illustrata da Gary Gianni. Eccola qua. Ah, che bella. Ah, che bella. Oh, qui si sta sfasciando il libro, l'ho usato troppo. La meraviglia di queste illustrazioni. Ma ce n'è una che mi piace tanto. Allora, dov'è? Forse non è questa. Avevo messo anche un sacco di appunti. Devo vedere. È quella con il. Ah, mi ero segnata anche un po' di errori. Qua ci sono gli errori. Duncan Dhak mi fa sempre pensare al film Il destino di un cavaliere. Assolutamente sì, Agent Ram. Infatti, piccola curiosità. Martin ha cominciato a scrivere Il Cavaliere dei Sette Regni un bel po' di anni fa. Nel 98, se non ricordo male. Il destino di un cavaliere è dei primi anni 2000. Quando all'epoca si parlava di una possibile realizzazione televisiva del Cavaliere dei Sette Regni, bloccarono le cose e non andarono avanti per il semplice fatto che uscì effettivamente Il destino di un cavaliere e sembrava troppo simile. Sembrava troppo simile, guardate che bello. Questa qui con il drago qui sopra, appollaiato. Che bellezza. Mi sembrano veramente i vecchi libri di fiabe. Questo mi piace del piccolo Egg. Ma poi la mia preferita è quella con lui con il cappello di paglia in testa. Però sì, cioè ci sono. Allora, io ho già fatto in realtà un video sulla trama di tutti e tre i racconti. Quasi quasi me li rileggo, potrei fare nuovi video anche su quelli. Per me Heath Ledger in quel film è il Rhaegar perfetto. Oh! Oh! Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Io lo ripeto da anni, possiamo dirlo? Rhaegar Targaryen. A parte che dentro c'è Mark Eddy che è l'attore che faceva Robert Baratheon. E vedere Mark Eddy da giovane e Heath Ledger erano praticamente Robert e Rhaegar. Quindi, secondo me erano perfetti entrambi. Per cui, insomma. Allora, quindi. Anche questo mi piace. Vediamo cosa faranno di questa miniserie perché sono 6 episodi, ma è giusto così, alla fine sono dei racconti. E vediamo cosa faranno, insomma. Esatto, sarebbe stato un fantastico Rhaegar e a me piange veramente il cuore per il fatto che siano andate come sono andate effettivamente le cose. Mi dispiace tanto per Heath Ledger, per la fine che ha fatto. Secondo me sarebbe stato perfetto perché Heath Ledger aveva veramente un viso dolcissimo. Poi Rhaegar viene sempre descritto come un uomo bellissimo e anche molto sensibile. E Heath Ledger ogni tanto aveva degli sguardi che ti incantavano. Può piacere, può non piacere. Secondo me sarebbe stato un ottimo Rhaegar. Ma proprio un ottimo Rhaegar. Poi, vabbè, è andata così.
Però nei miei sogni di drago, noi ci siamo beccati Regaldo Baglio, ma diciamo che nei miei sogni di drago Rhaegar è interpretato da Heath Ledger. Decisamente sì. Ma io voglio farvi vedere adesso, guardiamoci insieme il promo, la preview della prossima puntata. Vi va? Dov'è Edge? Siamo pronti? In quel film Heath Ledger e Rhaegar, il suo rivale nel torneo è il giovane Robert. Sì, diciamo. E tra l'altro, c'è un'altra cosa interessante. In quel film c'è un personaggio, il Cavaliere Nero del Galles, che è il mio fidanzato, che è esperto di storia, lui ama particolarmente la storia, soprattutto quella inglese. Si è fatto tipo una lista di tutti i regnanti, praticamente da, stavo per dire Aegon il Conquistatore, da William the Conqueror ad andar giù. Mi ha detto che effettivamente quel personaggio dovrebbe essere attribuibile a Baelor Targaryen, il principe nero, esatto. Cioè, si potrebbe comparare con Baelor Targaryen. Sì, ma lui ne sa un botto. E mi chiedo, ma come cavolo fa a sapere tutta sta roba? Di storia incredibile. Cioè, io rimango veramente basita perché mi sento una cretina. E lui lì con tutte le cose. Ah, perché questo poi è nato, poi quello ha fatto guerra. Quello, ma chi sei? Boh. E infatti ogni tanto chiedo delle robe a lui per i video. Mi aveva ricordato lui dell'anarchia inglese, vabbè, dei Lancaster, York. E poi c'è anche Kingsmaker. Perché la figura di Criston Cole nasce lì. Sì, no, è vero, se hai la passione è normale che ti ricordi tutto. Così come per esempio io mi ricordo, non dico tutto, ma molto dei libri di Martin, effettivamente. Però sì, muore prima di diventare re ed è una figura storica pazzesca. Ma infatti mi piacerebbe fare altri reel su quello. Conte di Warwick. Ognuno il suo, scommetto che molti si chiedono come fai tu con certe cose di Martin. No, esatto, però io rimango comunque affascinata, cioè stimo tantissimo la sua memoria e il suo cervello, perché veramente sa delle robe che io rimango a bocca aperta. Dico, ok, prendo nota, prendo nota, Papa Harry, prendo nota. Sì, che poi c'ha uguali i capelli di Eric, prima o poi voglio provare a fargli la coda uguale, vediamo cosa viene fuori. Anche se invecchiando, secondo me diventerà uguale a Hugh Martello, perché la faccia è quella, proprio la faccia è quella, occhi azzurri, capelli così, poi se invecchierai gli si schiariranno, diventerà uguale. La storia inglese a parti pare al mondo di Martin, che ha preso palesemente da lui come Maegor ed Enrico VIII. Sì, ma ci sono tante cose interessanti, però ho fatto un reel, uno sull'anarchia inglese e uno sulla guerra delle War of the Roses. E poi vediamo, magari faccio altri reel su altre cosine, insomma. Ciao Luchino, hai i brividi? Adesso ci guardiamo il episode 5 preview. Siete pronti? Bardo è partito, niente, qualcuno lo fermi. Allora, ho tolto l'audio come sempre. Sottotitoli attivati perché A proposito, il padre dei draghi potrebbe droppare la sua hair care routine. Chiedo per una mia cara amica. Guarda, Jenny, io mi incavolo ogni volta perché io ho adesso quattro peli in croce in testa, va bene? 10 anni fa, vabbè, 10-15 anni fa, avevo molti più capelli perché ovviamente avevo meno problemi di salute. Col passare del tempo, problemi di salute hanno anche inciso sul fatto che ho perso un sacco di capelli. Io avevo una testa tanta, tipo Hermione Granger. A me fa incavolare perché io tutte le sere mi spruzzo la cheratina per farli crescere, prendo le pastiglie per farli crescere, e li curo qui, metto il balsamo lì, quell'altra cavolata lì. E lui si lava i capelli con lo stesso doccia schiuma con cui si lava tutto il resto del corpo, pure i piedi. Ti dico solo quello. E non li asciuga, non li asciuga mai. Esce dalla doccia, c'ha sti capelli lunghi che colano e non li asciuga mai. E io, li devi almeno pettinare, non li pettina. Io non capisco. Sto diventando pazza. Sì! Cioè, sei ma gli uomini, esatto, Mokai, gli uomini usano
lo stesso detergente per chiappe, piedi, mani, faccia, corpo, tutto. La stessa cosa. Più che con i suoi capelli sto invidiando la cervicale. Sai cosa fa minore? Il fatto è che è uno sportivo, è abituato fin da quando aveva 12 anni a fare rugby. E quando giocava a rugby, freddo, fango, neve, ghiaccio, le ha viste tutte. Quindi lui è temprato, ok? Cioè, se io facessi le cose che ha fatto lui, morirei subito. Lo so, Orsetto, però è una storia vera. È una storia vera, sì sì sì. No, no, ma dovrei avere una foto di... Cioè, non è possibile che abbia sti cavolo di capelli lunghissimi. Dove sono? Cioè, pare veramente Sir Eric. Dov'è? Un'invidia, raga, che io non capisco. Non capisco proprio, cioè... come sia possibile che una cosa sola e va bene per tutto. Boh, spiegatemi perché... Cioè, va bene tutto. Dov'è? Dove caspita sono? Non... no. Allora, ma neanche il, come si chiama, lo shampoo decente. È terza linea. Gioca come terza linea. Cioè, ha smesso quest'anno, poi ha smesso. Deve risolvere delle cose sue, personali, eccetera. E, si è sballato Telegram. E quindi non so se tornerà a giocare, quando tornerà, per adesso si è stoppato un attimo. Allora! Che poi... Oh, ma quando cerco le cose spariscono. Non è possibile. Bello. Non si sa. Cerco. Sì, sì, mischia, mischia. Assolutamente, ma lui più prende botte più contento. Così. Vabbè, contento lui. Oh, mi sto arrabbiando, eh. Non è possibile che io non trovi le cose. Dove cavolo sono? Ah, questo è un gatto. 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 È una chat fatta solo di gatti. Il mastino. Gatti. Golden Retriever, gatti. Allora, no, perché voglio farvi vedere l'invidia che ho anch'io. Perché non è possible. Sì, foto di pelo. Sì, perché c'ha due gatti. E sempre io gli chiedo le foto dei suoi gatti. E hanno 17 anni e 15. Dunk and Egg. Che lui adora Dunk and Egg. È stato lui, per esempio, a dirmi che Peter Claffey, l'attore che fa Dunk, era un rugbista. È un rugbista. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Gatti, 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 gatti. Labrador. Un rugby. Thor vestito grande le boschi, versione grande le boschi. Allora, lui per esempio vuole fare la tempesta che ride, se proprio, se deve scegliere un personaggio così, o acciaio, che per me, che tipo per Bloodraven, non è proprio il massimo della vita, però. Quindi gatto, got, fidanzato, no, beh, gatto, fidanzato, got. Gatto viene primo, però. Allora. Andiamo forse qui. Oh. No. Ci sono, arrivo. No, perché questa qui è una cosa ingiusta. Sì, sì, foto di Pelosetti. Dovete vedere anche voi. Che razza di capelli ha? Non è possibile. Non ci credo.
credo. Ah. Sì, poi noi ci mandiamo un sacco di foto di gatti. Video di gatti. Raga, se non lo trovo sto giro, amen. Cercherò. Poi ovviamente appena chiuderò la live troverò tutte le foto di capelli che io invidio un sacco. Capelli. Sono... Vabbè, non la trovo. Beh, dai, da gatta a gotta è facile. Esatto, da gatta a gotta è decisamente facile. Qui? Tipo? Non vedo una mazza di niente. Perché le foto piccole? Questo è Emond. Emond. No, non sono pazza, è che dovevo fare il cosplay. Eccola qua. Cioè, scusate. Sì, ma anch'io uguale. Vi sembra possibile? Cioè, questi capelli. Per dire, con la stessa. Con lo stesso doccia schiuma. Io non lo so. Io non lo so. E quindi c'era la foto quella che sembrava Ser Harry, dov'è? Ma sto diventando un po' ciecata. Ser Harry, eccola qui. Cioè da dietro, no, da dietro è Sir Eric. Con la crocchietta così, sì. Cioè, alla fine, beato lui. Ma io sono pelata tanto quanto voi, probabilmente, eh? Nel senso, ho quattro peluche in croce in testa e lui c'ha sta cosa qua. Ma i voti così lisci manco dopo la stiratura chimica, ok? Sono boccolosi, o meglio incasinati per natura, ma in quel modo sono invidiosi. Ma sono invidiosa pure io. Si vede che è un rugbista, guarda che spalle. Sì, no, le spalle da rugbista deve averle per forza, per gli urti. Sai quante botte ha preso? Ha fatto la peppina, beato lui, no, ma infatti c'ha sti capelli lunghissimi. E tra l'altro non vuole mica che glieli tagli, eh. Cioè lo devo convincere io per dirgli, senti, ti taglio io due punte, le doppie punte, perché se no, no, non ne vuole sapere. Però sì, ecco. Io che pagherei per essere calvo e in testa un cespuglio. Vabbè, ognuno poi ovviamente c'ha sempre le preferenze. Chi è liscio di solito vuole essere mosso. Chi ha pochi capelli ne vuole di più. Chi ne ha tanti ne vuole di meno. Insomma. No, sai cosa, Sabri? Si sono sottigliati parecchio perché ho problemi alla tiroide. La tiroide, uno dei problemi che dà è la perdita dei capelli. Comunque. Ne perdi tanti, non ne hai più quanti prima, quanti ne avevi prima. E io ci soffro, sto facendo cure su cure da anni con spray, mica spray, e poi vabbè, arriva qua Targaryen. Ser Eric, coso. Ser Eric Cargill, con i capelli così, e vabbè. E niente, detto questo, andiamo avanti con il nostro episode 5 review. Grazie mille, ma devo dire che è meglio. Sono meglio i capelli del mio fidanzato che i miei. Ah, sì, Criston Cole lo vogliamo tutti vedere malissimo, sì. Comunque, seriamente, l'olio di rosmarino per irrobustire la radice. Ma sai che era il prossimo passo? Ce l'ho lì in wishlist. Volevo prendere l'olio di rosmarino per le radici, effettivamente. Sì. Sto facendo cure da mesi, cure diverse, spray, shampoo, il balsamo e quello è curativo, poi devi spendere miliardi per le fialette, non ne posso più. Arriva Ser Harry che frega tutti col doccia schiuma, sì. Sì, la tiroide è scema. La peggio la metti sulla pipa, giusto?
olio di rosmarino, così sulla pizza se non funziona, o almeno c'è il condimento. E se il segreto fosse proprio quello specifico doccia gel, devo capire che cacchio di doccia gel sia. Probabilmente quello del discount, scrauso, non lo so, glielo chiederò. No, lui sì, sui capelli c'ha. Sì, ho la Yoshimoto. Sì. Tiroidite di Hashimoto, autoimmune. Eh sì, c'ho la tiroide che è chiappona. È pigra. Pigra. Ma mi hanno consigliato l'olio di ricino da mangiare o da mettere sui capelli, Jenny? Anche mia cognata soffre di ipotiroidismo. Guarda, è pieno di persone che soffrono di ipotiroidismo, purtroppo. I problemi della tiroide nelle donne sono molto diffusi. Ahimè, mi sa che sono i residui di Chernobyl. Anche l'olio di ricino? Sui capelli? Davvero? Interessante. Vabbè, un difetto lo doveva pure avere. Vabbè, sì, cioè, ce li ha. Ce li ha. No, non vi preoccupate, ma tutti abbiamo dei difetti, eh. C'ha i denti storti, per dire, con tutte le botte che ha preso nel rugby, se sorride sembra che gli abbiano lanciato una mina in bocca, però vabbè, chi se ne frega. Allora, io ho un amico nodulo alla tiroide, mi rende autoimmune, figlia di Chernobyl, dice il mio medico. Anch'io, Ardel, anch'io. Anch'io, siamo amiche di tiroide. Siamo amiche di Chernobyl. Bellissimo. Io ho avuto un'infezione che mi ha lasciato le cicatrici sulla tiroide, quindi fa qualche capriccio, ma ogni tanto diventa pigra. Io a dicembre invece devo rifare tutti gli esami, devo rifare l'ecografia e devo vedere se me la devono togliere oppure no, perché si sta ingrandendo purtroppo. Si sta ingrandendo e quindi insomma comincia a occupare troppo spazio. È già 2 volte più grossa di quello che dovrebbe essere normalmente, per cui a un certo punto. Tanto l'Eutirox lo devo prendere comunque, quindi non è che mi cambia. Sui capelli per la robustezza, via orale per la stitichezza. Anche lì, ma non lo sapevo questo dell'olio di ricino, raga, mi avete svoltato, dopo cerco. L'olio di ricino speriamo di non trovarlo domani sera, va. No, infatti, esatto. Oggi fatta ecografia tiroide, un nodulo per fortuna stabile. Mi raccomando, fate sempre comunque prevenzione, anch'io meglio un'ecografia in più che un'ecografia in meno. Mi raccomando, sulla salute. Non scherziamo. No, l'attacco bot, no. No, l'attacco bot no. Ma che pizza! Ma eravamo riusciti ad avere doveva capitare prima o poi. Mod! 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 Aiuto! Mod! Ma non era capitato in 4 anni fuori Mattarelli. Mamma mia, quanti! Quanta roba, come si fa con un attacco bot? Cosa succede? Succede che c'è un attacco bot. Qui ci devono pensare i mod, però sì. Dove sono i mod? Aiuto, aiuto! Che poi non riesco a leggere quello che scrivono tutti gli altri. Parlavo della tiroide, cosa ne frega i bot della tiroide? No, non arrivano neanche i soldi purtroppo. Perché fanno questo? Ma perché vogliono rompere le balle? I bot sono come i peggi, se non li guardi spariscono. Che senso? Oh. Allora, vi tolgo l'audio del desktop, dovrebbe sparire il casino. Ciao Dreamery, saluto veloce. Sì. E no, esatto, occhio agli spoiler. Esatto, Twitch invidiosa dei capelli del padre di Draghi. Io parlavo di olio di ricino. Sì, ora i mod dovrebbero dracarizzare. Vabbè, ecco, la modalità scudo è attiva. È arrivata la Queen. È arrivata la Queen! C'è questa modalità scudo, fighissima, che però bisogna capire come funziona. Comunque non so tu, ma io sono di luglio 86, io sono di novembre 88, quindi mi sa che comunque l'aria di Chernobyl ha fatto un po' il giro nell'atmosfera, è rimasta così. Buonasera dalla locanda nascosta, siete arrivati proprio nel momento in cui c'è un attacco bot di tutto questo. E quindi ci sarà un po' di bling bling. No, è esatto, Queen, vedi? E nel momento in cui tu vai a fare la pipì, loro lo sanno. Lo sanno. E arrivano i bot. Ecco. Oh, adesso c'è super mega lavoro per tutti. Beh, raga, siamo stati anche fortunati comunque. In 4 anni di carriera su Twitch, questa è la prima volta, eh.
Sono di settembre 83 e sono pirla anche io Chernobyl, ma spero che la pirlagine non sia dovuta a Chernobyl, onestamente. Dracarys, esatto, dov'è il Banhammer? Di Yugmartello. Sì, sì, sì. Ecco, la seconda volta, la seconda, non mi ricordo la prima. Ok, caroccia del drago, si mangia bene, ma sti clienti tutti insieme mi sembrano un po' troppi. Cioè, c'è quasi da esserne onorati, ma infatti io non mi arrabbio nemmeno. Piuttosto li tolgo anch'io uno per uno. Vediamo un attimo. Comunque, torniamo a noi. Allora, li hanno mandati verdi, esatto. Esattamente. Quello che mi gira è che comunque conta per uno i ban. Lo so, sono un po'... rompono le balle apposta. Maledetti. Spiegherebbe molte cose se la pirlagine fosse colpa delle radiazioni. È quello sì. Allora, vediamo come rovineranno esatto il bell'aspetto di Aegon. Nel frattempo noi facciamo questa cosa. Io ho tolto l'audio del desktop e spero che... No, basta! Ma come fa? C'è la modalità scudo. Com'è possibile? Com'è possibile? Vabbè. Signor Twitch, però abbiamo anche rotto un po' le palle. Io dopo scriverò a Twitch e segnalerò questo attacco bot, perché... Cioè, ma che piattaforma seria è una piattaforma che ti permette queste robe qui? E basta, esatto. Diglielo, tra l'altro non dipende da me, non dipende neanche dai mod, non dipende da nessuno qua. Perché stanno solo mettendo il follow, lo scudo non li fa scrivere in chat. Ma anche no. Non c'è qualche modo per bannarli, cioè per impedire che mettano... Che mettano il follow. Basta! Esatto. I programmini da cracker e botter che superano le difese. Ma non che ho rotto le balle, comunque. Ma sì, Mokai, secondo me queste sono cose randomiche. Comunque, andiamo avanti con il nostro HBO. Allora, House of the Dragon, episodio 5, preview. Ok? Vediamo un po'. Come presidente? Ma in che senso, presidente? Presidente? Però non puoi dire cracker a tradimento, hai ragione. Il senso di questa cosa? Dare fastidio, in realtà. Dare fastidio. Sì, le traduzioni di Google sono sempre molto divertenti. Evidente? Per caso l'hai avuto anche su YouTube oggi? Finché guardavo il video su YouTube ho notato un numero di non mi piace vertiginoso che poi è calato dopo aver ricaricato. No. In realtà no. Però. Io adesso sto a pensare a Casa del Drago in italiano come nome mi dà Modern Family vibes. Esatto. Ecco, il drago traditore, Milis! Allora, qua ci sono Aemon e mamma Alicent. Raga. Sì, qui ci sarà il solito tipio, il tizio che urla, probabilmente. Il solito imbonitore, come l'altra volta. Questo fa male. Presidente Mario Draghi. Questo fa molto male, raga. Sì. E poi tra l'altro mi chiedo, come caspita hanno fatto a staccarlo? Cioè, va bene tutto, ma... Casa del drago mi viene in mente 8 sotto un tetto coi draghi, sì. E qua, insomma, fanno passare il fatto che Milis sia stato ucciso da Aegon. Casa Vianello, sì. Questo è uno dei leak registrato insieme al corteo funebre. Nella vita vera era una specie di palla blu, me la ricordo, l'avevo visto. Pure le mosche, insomma, mezzo decomposizione. Insomma. Era già mezza staccata con il morso. Sì, è vero. Però pensavo che fosse un po' più in giù sul collo. Comunque. Grazie, Quinn, grazie. Ma quella scena di Alicent e Elena che corrono? Ma in realtà, in quella scena dove Alicent corre, c'è solo Alicent che corre. E comunque il vestito è diverso dal vestito quello del funerale, perché dovrebbe essere quello della rivolta del pane. Presidente, credo possa essere Sir Criston, almeno da quello che...
Ho sentito, sembrava la voce dell'attore di Crispino, quella che si sente in quel preciso momento del trailer. Io non posso purtroppo alzare il volume. Però. Aemon sarà contento di tutti questi sforzi e poi premiano Aegon. Sai che in realtà secondo me gli va anche comodo, gli torna comodo. E sai perché? Perché così Aegon si prende l'onore di aver fatto fuori Melisse e Rhaenys, ma a quel punto Aemon è autorizzato a difendere tipo il fratello e aiutarlo con il fuoco, bla bla bla. Queste cose qua. Penso sarà il prossimo episodio quello dove corrono, solo che non ha idea del perché siano in mezzo alla folla. Non lo so, quella dovrebbe essere tipo la rivolta del pane. Però. Sì, fa troppo male vedere questa immagine, esatto. Quindi lo fanno. Oh, eccolo qui! Aegon è diventato una sardina. Eccolo qua. Potrebbe essere stato lo stesso Aemond nel far dire che Aegon è stato quello a uccidere Melisse. Può essere. Può essere. Comunque questo è diventato Aegon sardina, Inaina. Anche perché come lo sposti? Questo è Aegon in scatola. Sì sì, no, questo è Aegon. Questo è Aegon. Non ci sono altri se e altri ma. Anche perché lo stanno portando dentro la sua camera da letto. Una bruschetta, sì sì. Eccolo qua. È vivo, chiede sua madre. Buongiorno. Così i neri non possono portare a casa nemmeno i loro defunti. No, infatti, anche perché Rhaenys è praticamente carbonizzata. È un po' crunchy, senza conservanti. Sì. E qua vediamo appunto la camera di Aegon con vari maestri. Dove ovviamente vedremo come Aegon al naturale o all'olio d'oliva. Non so quel che è. Cioè, dovrebbe essere tutto un po' ciancicato perché dovrebbe avere in teoria l'armatura fusa addosso. Che tra l'altro abbiamo scoperto essere l'armatura niente poco di meno che di Aegon I. No, infatti, non è un po' anaffettiva. Cioè, non sembra granché distrutta, però. Musica tensa. Intenso. Rhaenyra Targaryen, non possiamo sfidare a prodo del re. Senza le terre dei fiumi. Qua parla con Alfred Broom. Alfred Broom è un po' un rompiballe. Si taglia con un grissino, Aegon, sì, ormai sì. Le nostre condizioni sono semplici. Allora, qui c'è Daemon, eccolo qui, su Caraxes. E qui sotto a questo punto ci saranno i Bracken. Perché, come vi ho detto nel video di oggi, io... A un certo punto ho scritto anche a Marco Barbato, che è l'adattatore italiano di House of the Dragon, con cui ci sentiamo spesso per questioni di, appunto, traduzioni, mica traduzione e tutto il resto. E io gli ho detto, scusa Marco, ma anche a te sembra che c'è la questione di Stone Age? E mi fa, guarda, effettivamente hai notato una cosa, perché si potrebbe dare per scontato che sia avvenuto la presa di Stone Age, ma in realtà no, perché in questa puntata Daemon ha bisogno di un esercito nelle Terre dei Fiumi, e se avessero preso Stone Age i Bracken sarebbero stati dalla parte dei neri. Quindi che succede, Jenny? Stai ridendo per così tenero che si taglia con un crispino? Non ho capito. Qui va come banana in modo. Devo dire che Alicent ha perso profondità rispetto alla prima stagione, secondo me. Come madre non fa una gran figura. Non fa per niente una gran figura. Allora. Piegaci, bend the knee in front of me or your house will burn. It's going to burn. Beh, insomma, solite cose. Piega il ginocchio, bla bla bla. Questa scena qui ricorda un po' quella di Daenerys. Sì, probabilmente questi sono i Bracken. Sì, gli standard ci suggeriscono questa cosa. Quindi avevo ragione, Stone Age non è avvenuta. Sì, per tutti gli anni, tra l'altro, Francesco. Allora, basta, bot del cavolo,
Mi chiamo Alison, sono una donna, sono una madre. Sono, no, sono della fede dei sette. Lei è super fedele, cioè c'ha il ciondolino sempre addosso, l'avete notato? Il ciondolino che ha al collo e quello è la stellina, sono la stella a sette punte. Poi però fa le cose zozzissime con Kristen Cole e fa i danni. Predica bene, razzola male. Allora, ok, poi c'è Demon Passione Ristrutturazione con un'ascia. Se Demon incenerisce questi traditori si gode tanto. Hanno la tazza celebrativa, la peggior mamma, la tazza del water però. Io ne sento arrivare ancora in realtà, ma non ne vedo arrivare altri. Cioè sento solamente i messaggi tipo bling bling, basta. Però per ora non ne vedo arrivare altri, non dovrebbero essercene. Poi, quindi, Demon, passione, ristrutturiamo. E infatti, Demon, sei stato creato per indossare una corona. Ok, vabbè, qui stanno ristrutturando il castello. Ma cosa... va bene. Dorme. Incubi. Concilio. Ovviamente il re non c'è. Al re non mancano gli eredi. Cosa... cavolo state dicendo? Questa è la voce di Otto Hightower. E Maelor dov'è? No, perché io voglio sapere questa cosa. Perché senza Maelor diventa Aemond automaticamente il suo erede. Anche perché il fratello maschio nella loro società supera la figlia femmina. Ma le figlie non contano, Miv. Altrimenti, se per i verdi contassero le figlie femmine, allora la pretesa di Rhaenyra sarebbe valida e loro automaticamente sconfesserebbero quello che stanno predicando. Il problema è proprio questo, che ci dovrebbe essere Maelor. Allora, o ce lo tirano fuori veramente nel prossimo episodio, io urlo, ve lo dico, perché hanno fatto sta cosa con Daeron, l'hanno nominato due volte in due puntate, e adesso vediamo. Però non possono far diventare la propria erede, l'erede di Aegon, Jaehaera, perché altrimenti allora tutta la storia di Rhaenyra c'ha senso, perché loro, i verdi, puntano sulla linea dinastica maschile. Esatto, fanno una guerra per non riconoscere una donna sul trono per poi avere erede una donna? Si sbugiarderebbero da soli, esatto. Motivo per cui sarebbe troppo catartico che lega sua figlia come erede solo per vendetta contro Aemond. Secondo me non sarà neanche in grado di intendere di volere. Suo attore integrato non lo so, vediamo. Però i verdi hanno prole intermittente, pare. Sì, decisamente. Si scopre che Elena è incinta? Ma chissà, forse sì. Forse si riferiscono ai fratelli più che alla figlia. Però ti rendi conto anche tu, Sebastian, che... Aemond, ok, ma Daeron l'hanno citato solo nel secondo e nel terzo episodio. Le persone che guardano la serie non sanno nemmeno che faccia abbia sto povero ragazzino. Ma io a questo punto spero che Elena sia incinta. Lo spero perché così avrebbe un senso. Avrebbe senso anche la questione della sigla in cui si vede la linea di sangue di Maelor, perché sennò cosa ce l'hanno messa a fare? Esatto, riconoscere l'erede la figlia di Aegon significa legittimare le pretese di Rhaenyra. Totale. Infatti non ha senso aver tolto Maelor, ma vediamo se lo inseriranno. Ma Alicent non sa che faccia abbia suo figlio, verissimo. Vabbè, vediamo. Vediamo. No, infatti Otto non in questa scena qua. Anche perché non c'è, non si vede. Chissà, frittella, non lo so. Pallozza. Alicent, allora mi metti da parte. Questa frase qui è quella detta al padre. Per forza. No, come fa a essere un bastardo di Cole? È impossibile. Lei ha cominciato la storia con Cole da poche settimane, perché in realtà sono passate poche settimane, sarà passato un mese e mezzo, qualcosa, due, rispetto a quando è morto Viserys, ma prima gli è sempre stata fedele. Figurati, una bigottona come Alicent. Oh, le piaceva Cole, ma l'ha cominciato a guardare da dopo.
Spero che non facciano sta vaccata. Però abbiamo dato la guerra ai draghi. O forse parlava qui con Cole. Abbiamo fatto la guerra ai draghi. Allora, queste sono le due torri. Queste qui sono... Questi qui sono i... Prey. E questo è... Vermax. Sì. London Bridge. Queste sono le torri dei Frey. Ma poi tanto torna. Eccolo qua, il nostro Jace che sta parlando. Vediamo un po'. Cosa farà? Misari, la gente sussurrava che... Questa è un'altra ennesima visione ancora di Daemon. Daemon ha solo visioni. Sussurrava che quando c'era quando Viserys viveva c'era pace. Beh, sì, diciamo che... Beh. Qui cosa succede? Gente che corre, dove corrono? Questa però è approdo del re. Allora, qui c'è un temporale. Fermi tutti, questo è interessante. Ok, lampi, tuoni, avete visto? Daemon ha preso casa da Arenal perché gli piacciono le visioni. Sì, ma è anche colpa di Alice Rivers. Daemon monterna secco sulla ruota di roccia del drago mai, Esatto. Daemon pose i funghetti, usa la vaporella, esatto, sui cuscini. Questo mi sembra approdo del re. E secondo me questa qui, dovremmo concentrarci su questa. Questa qui mi sa tanto di della dama di compagnia di Rhaenyra. Perché a un certo punto si vede in alcune scene, che non so però di quali puntate siano, dal quinto episodio all'ottavo, potrebbero essere di qualunque episodio, in cui c'è quella che parlava con una delle dame di compagnia appunto di Rhaenyra, quella che faceva i capelli, era vestita di rosso ed era l'approdo del re. Secondo me è questa qui, in questa scena. Non lo so, me la sento. Credo che questo sia approdo. In teoria. Demoni sui demoni, esatto. Alice ce l'ha un po' con lui, però una visione puntata lo manda al manicomio. Ma zio Nano, è quello esattamente che dice Laris. Dice di non preoccuparsi di Daemon, perché tanto Arnal lo manderà alla pazzia. Quello. Sì, sì, stasera i martelli, i matterelli e ogni arma di modo incandescente. Bellissimo questo Banhammer. Posso essere sincero, certo. Secondo me il personaggio che mi sta piacendo di meno è Misaria, perché a parte salvare Rhaenyra nel secondo episodio, non sta facendo altro che parlare con la Regina Nera. Di carità, sono belle queste scene, ma sembra che la nostra larva bianca stia facendo solo questo. Vediamo cosa succederà in futuro. Anche perché il problema è che ci sono tante cose da raccontare. E quindi il minutaggio poi per ogni personaggio è un po' risicato. Vediamo. Ho letto su TikTok che aizza lei la rivolta. Ovviamente speculazioni prendete con le pinze. Fico! Beh, anche perché adesso ci sarà in teoria... Allora, l'arrivo del teschio di Melisse, del cranio di Melisse, la testa di Melisse, ad approdo del re. E poi però la popolazione non è tanto contenta, perché oltre ad avere questo problema del fatto che c'è il blocco navale dei Velaryon, e di conseguenza la popolazione sta morendo di fame, perché comunque sta morendo di fame, dall'altra parte effettivamente noi a un certo punto scopriamo nel libro che la popolazione di Approdo del Re ha paura, perché dice: oddio, questi hanno fatto fuori Rhaenys e Melisse, chissà che cavolo ci ritroviamo in testa, probabilmente hanno molta paura di Daemon, e quindi si crea il panico. Se poi il panico è stato creato ad hoc, fico. Ma ci potrebbe stare, eh? Ci potrebbe stare. Se ti serve su YouTube puoi andare avanti e indietro a fotogrammi con i tasti del punto e della virgola. Davvero? Cosa mi stai dicendo? Ma io ti adoro, Karnak! Oh mio Dio, grazie! Non lo sapevo sta cosa? Questo sì che è comodo! Grazie infinite!
Figata, bello, 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 bello. Oh, allora, hanno smesso di fare bling bling, maledetti. Grazie mille, non lo sapevo. Punto e virgola, ottimo. Allora, una cosa bella che ho notato su questo trailer è che si sente la voce di Cole e Rock a causa della battaglia. Eh sì, perché comunque deve aver respirato il fumo, preso una botta, insomma, ci sta, ci sta. Sì, fico, fico, virgola e punto. Ottimo. Ero della serata. Ma no, vabbè, grazie mille. Qui i mod si stanno banammerando tutti, quindi anche loro sono supereroi. Stiamo banando gli ultimi. Grazie Mokai che prende gli ultimi scampati alla falciata. Grazie, grazie infinite ai miei mod. Super strong. Ma cosa direte a Beerus che si è perso tutta questa svalangata, questa secchiata di trollini. Secondo me è rosica. Secondo me è rosica. Allora, vediamo. Venira. La strada che percorro non è mai stata battuta. Vediamo un po'. Discorsi, discorsi, discorsi. Oh, di nuovo. Glielo diremo con calma al Bomberos. Ma rosicherà di sicuro. Gli avranno fatto il doggy bag con gli ultimi da martellare. Il trolley bag. Il trolley. Una valigia piena di troll. Allora, qui c'è il nostro demon, c'è il sole. Ad Arenal c'è il sole, stranamente. Taglia cose, sta aiutando a costruire. Perché vuole ingraziarsi Arenal? Demon passione falegnameria? Perché? Davvero vuole ingraziarsi Arenal? Ecco, e qua i cancelli vengono chiusi. Demone stufo dell'umidità. No, capisco. Chris, è successo di tutto. Esatto. Demone nella sua fase catartica, I have no enemies. La valigia sul letto è quella di un lungo balneario. Demone passione cantieri, esatto. E qui vediamo approdo del re con la gente che preme per uscire. Questo perché? Perché le persone giustamente hanno paura dopo aver visto il teschio di teschio, la testa di Melisse, e vogliono riversarsi nelle campagne e andare fuori dalla città perché hanno paura che arrivino prima o poi i neri e brucino tutto. E qua di solito, cioè, dico di solito, e qui Alicent fa chiudere le porte della città. È una versione da Goot, esatto. Esiste più di un modo per combattere una guerra, dice Misaria. Ah, ok. Esiste un modo, più di un modo per combattere una guerra, quindi invece di attaccarli direttamente, cosa fanno? Creano. Sobillano le folle, creano caos. Ci fu un bug nella land dove giocavamo in cui pioveva sempre solo ad Arnal. Coin ci credo, io non penso. No, fa. Demon sta chiaramente ristrutturando, non può vendere Arnal in quelle condizioni. Comunque, qui sobillano le folle, è chiaro. Cavaliere, cavallo. Qua arriva qualcuno, che però non si vede chi caspita. Sì, c'è un mantello lungo. E c'è Rhaenyra che guarda cose. Che schi? Che... Ah, questo qui è un Bracken. Questo è un Bracken perché c'è il cavallino sulla zona pettorale. Cavallo rosso rampante. Dietro c'è Caraxes comunque. C'è Caraxes che sta per aprire la bocca, vida lei. Secondo voi costa più Arena la ristrutturazione effettuata o un appartamento a Milano Centrale? Che domanda! Sai che non lo so, mi sa la seconda. Ok, qui tolgono Rook's Rest che è caduto. Ciò che dobbiamo fare adesso è terribile, dice Criston Cole. Vediamo che facce qui Alicent. Rhaenyra. Bene. Ok, fine. Demone la sua impresa edile Malta del Drago. Esattamente. Bellissimo. Oh, edile, 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 edile. Comunque, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, anche stasera ce l'abbiamo fatta nonostante i bot. Maledetti bot schifosi, io comunque adesso li segnalo a Twitch perché devono fare qualcosa. Quindi, vediamo cosa succederà settimana prossima e dovrò svegliarmi molto molto presto per fare
Immobile l'ho preso a botte, esatto. Dovrò svegliarmi presto perché sapete qual è il problema? Che io in questi quattro episodi ho fatto la reaction a caldo settimane fa e poi mi sono riguardata gli episodi, ci ho pensato su e poi sono riuscita a fare il commento a freddo. Da lunedì dovrò fare tutto nella stessa giornata, quindi vedremo cosa riuscirò a combinare. Ecco. Allora. Io vi ringrazio, sono le 23:01, adesso chiudiamo la live, ci vediamo domani sera qui per giocare ancora alla fuga di Velia, dovrebbero servire due o tre live probabilmente. E mi raccomando, guardate il video che è uscito. Tutti bannati. Beh, ma voi siete mitici, voi siete mitici. Io lo so, io lo so. Come dice Macchia, io lo so, oh. Quindi, e comunque segnalo lo stesso la cosa a Twitch, adesso vedo un attimo come fare. Grazie a tutti di essere stati qui con me, nonostante ci sia stato l'attacco bot finale degli ultimi 20 minuti. Signora Twitch, però anche meno. Ci vediamo domani sera. Buonanotte e buone bot. Infatti avevo pensato anch'io, fa minore, niente, e la mente alveare è andata. Raga, buonanotte a tutti, fate i bravos come sempre, tutti a fare il riposo lungo. Buonanotte, buonanotte.